Una giornata importante per entrambe, tornare o continuare a vincere. L'obiettivo è quello di salvarsi, si può mettere in luce oggi ciò che è stato trascurato. Amici di Sportisili, ciao da Salvo Geraci, benvenuti al Santo Canale di Palermo, Cus Palermo, Leonfortese, settima giornata del girone A di Eccellenza Siciliana. Aliotto. Verso l'interno del campo l'intervento regolare di Bellò, sponda di Girgenti, largo Caputa. C'è spazio, lato corto, in mezzo, il pallone scorre, c'era Girgenti. Luati, Nuccio, spalla alla porta, difende col fisico, poi allarga Luati, dietro, il cross voluto da Favata, c'è la rovesciata da parte di Fofana. Viene chiesto il pallone, Caputa ce l'ha sempre lui, non può più tirare, allarga Alassia, Caputa si inserisce, passa da fuori, pallone sull'esterno della rete un po'. Illusione del gol. Si potrebbe creare qualcosina. Subito battuta da Girgenti, pallone in profondità per Caputa in mezzo. Lentini, c'è il gol della Leonfortese con Antonio Lentini. 1-0 al Santo Canale. Tanto movimento da parte di Alassia. Attenzione alla Leonfortese. Tante presenze bianco-verdi lì. Girgenti, pallone largo. C'è Lentini, calcia. Risponde Nasca. Gli applausi dalla panchina. L'azione che è piaciuta a Catania, grande azione qui, ancora Lentini in mezzo, c'è il tiro voluto, basso Nasca, ce la fa a rispondere su Caputa. In mezzo al campo, Aliotto verso Fofana, largo Taibi, a puntare Francese, vince il duello. Pallone in mezzo, deviazione, Nuccio la prende lui, sinistro angolato Alassia, fondamentale lì. Pallone in mezzo col sinistro, colpo di testa solido, il gol da parte di Fofana, il pareggio del Cus Palermo, il terzo in stagione per Fofana, 1-1. Luati, dietro per Traoré, in mezzo Kubi, fermato immediatamente da Giolito, sale la Leonfortese, Lentini, vie centrali, tutto allargato, il pallone per il destro di Caputa, Nasca para, pallone che rimane lì e poi lo va a mettere dentro Costa, c'è il raddoppio della Leonfortese, il destro di Caputa, il tocco di Costa, Kubi insiste, se ne va verso l'esterno, deve sfidare Francese, poi lascia tutto ad Aliotto. Pallone nuovamente per Kubi, tenta la Veronica, se la cava ancora Kubi fino in fondo, cerca il cross, è respinto subito, cross in mezzo, colpo di testa di Traibi, poi Fofana, c'è la parata centrale per Callejo. Scazzari tra le linee, c'è il tiro di Favata verso il primo palo, ma sul fondo. Kubi verso Aliotto che segue il pallone, c'è Callejo, c'è il fallo, calcio di rigore. Per il Cus Palermo il fallo di Lautaro Callejo. Scozza di Callejo, super! Stupenda parata! Allungando il braccio con una sola mano, la Leonfortese rimane in vantaggio. Callejo cosa ha preso? Battuto subito dal Cus Palermo. Luati verso Fofana, sponda di testa all'indietro verso Taibi, sinistro, Callejo. Pallone per meta, ma c'è il triplice fischio ufficiale. La Leonfortese sbanca il Santo Canale e così conquista la sua seconda vittoria consecutiva